essere come sempre presenti alle nostre conferenze stampa, alle conferenze stampa dell'US Catanzaro. Come sapete, oggi presentiamo le nuove maglie per la stagione 2018-2019 che sono nate da una stretta collaborazione tra la società del Catanzaro e un brand importante nel settore, cioè l'RA. A proposito, ringraziamo subito il presidente di RA Sport, Angelo Gandolfi, che ha voluto fortemente essere presente in questa giornata di presentazione delle maglie. Quindi davvero un grazie a lui, grazie a Moreno Bertazzo, direttore commerciale Italia RA, che è qui presente, anche a tutta la famiglia di RA Sport che ha lavorato con noi anche per il lancio di questa conferenza stampa. Le maglie le vedrete da qui a breve. Quest'anno abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo sostituito i manichini con delle splendide ragazze dell'agenzia Cronos, che ringraziamo per essere qua con noi, ma prima di vederle dovete un po' pazientare, perché ci saranno delle cose chiaramente che dovranno dire gli ospiti che sono qui al tavolo, oltre al presidente Floriano Noto e alla presidente Gandolfi, anche Matteo Tubertini in rappresentanza della Guglielmo, che come vedrete insomma anche quest'anno sarà diciamo uno sponsor importante per la nostra squadra. Ma do subito la parola al presidente Noto e insomma saluto anche tutti i tifosi del Catanzaro che ci stanno seguendo sulla nostra pagina social. Hanno richiesto in tantissimi di poter diciamo essere con noi presenti, seppur attraverso i social, e speriamo insomma che tutto stia funzionando bene dal punto di vista tecnico. Prego presidente. Grazie. Buonasera. Innanzitutto sono veramente orgoglioso di vedervi sempre in tanti, perché il Catanzaro Calcio è un logo, è uno, diciamo, un marchio che tira tanto, e mi rendo conto che anche la presenza di tutti voi sta a significare questo. Da parte mia un ringraziamento doveroso va al presidente dell'RA, Angelo Gandolfi, perché è nata questa partnership della durata di 2 anni, ma è nata fondamentalmente anche, credo, una stima reciproca a prima vista tra due imprenditori che sono 40 anni reciprocamente che lavoriamo su questo settore, io imprenditore della grande distribuzione e lui nell'ambito dell'abbigliamento sportivo e tecnico, e ci siamo capiti immediatamente con pochissima, con una stretta di mano quel giorno davanti a dei buoni tortelli, credo, no? Insomma, ci siamo subito trovati d'accordo, in sintonia su tutto, sul modo di vedere l'impresa, sul modo di fare e sul modo anche di agire. Quindi da parte mia, oggi lo posso dire perché il contratto è già stato firmato, quindi per 2 anni stiamo tranquilli, ho fortemente voluto questo contratto, avevamo anche degli accordi tra virgolette pervenutici da altri concorrenti, forse anche migliorativi rispetto all'accordo che abbiamo siglato con RA, ma reputo RA un'azienda leader nel settore, ma qualitativamente molto molto valida, e dal punto di vista tecnico delle sue maestranze, delle sue diciamo tecnologie all'avanguardia, per cui ho voluto fortemente chiudere questo contratto. Mi ha fatto piacere conoscere durante questo periodo anche il direttore commerciale, che saluto, che è qui con me, così come lo staff diciamo del Real, da quello locale della Mesia Terme ai pugliesi che ci sono stati vicini da sempre. Cosa dire? Con Gandolfi oltretutto abbiamo scoperto, e quindi è nata anche una partnership diciamo calcistica, è socio del Parma, quindi è uno dei soci fondatori del Parma, per cui abbiamo già, no, già dato qualche imbeccata anche dal punto di vista societario. Mi diceva che c'è una quota azionaria molto importante all'interno del Parma Calcio, che è un azionariato diffuso, quindi magari possiamo anche pensarci anche noi, perché no, insomma, successivamente. Detto ciò, oltre ai saluti, sapete sono molto pragmatico e molto pratico, direi che avrei finito. Un ringraziamento veramente forte va alla famiglia, tra virgolette, Guglielmo, qui rappresentata dal Matteo Tubertini e Roberto Volpi, che ringrazio perché abbiamo collaborato in questi giorni per diciamo, l'accordo commerciale, perché anche quest'anno la famiglia Guglielmo, io definisco la famiglia Guglielmo in senso diciamo come gruppo, ha voluto fortemente starci vicino, sia alla nostra famiglia come famiglia Noto, ma fortemente anche all'Unione Sportiva Catanzaro 1929. Quindi anche per quest'anno sulle magliette in co-sponsor
ufficiale troveremo il logo Guglielmo Caffè, e questo ci onora perché è un'azienda leader nel settore nel meridione, è un'azienda sana, un'azienda con certi valori ed è molto vicina a quelli che sono i valori del Catanzaro, calcio inteso come società sportiva, ma è vicina anche ai valori del nostro gruppo aziendale. Detto ciò, passo subito la parola ad Angelo Cantozzi, che vorrà illustrare brevemente la sua storia aziendale. Grazie. Buongiorno a tutti. Innanzitutto la cosa più importante è quella di presentarvi la nostra felicità di questa partnership con Catanzaro, col Presidente Noto, perché è veramente una cosa di grosso rilievo. Devo dire di grande soddisfazione, perché è stata una delle prime volte nella mia vita, e sono 30 anni quest'anno che RA è presente, e che un Presidente ci ha voluto fortemente, praticamente in modo indiretto, ma in modo diretto, ci ha costretto a dire: voi investite la mia squadra. Quindi è un fatto proprio che mi ha sorpreso, e credetemi mi ha permesso di fare delle altre riflessioni, riflessioni dell'imprenditore Floriano Noto. Voi avete un presidente motivato, convinto, che sicuramente fa delle cose molto molto importanti per la vostra città e per la vostra squadra. Permettetemi di fare questa considerazione, visto che sono 30 anni che viaggio nei campi da calcio e poche volte mi è capitato di trovare un imprenditore così motivato e così sul pezzo della propria squadra. Non è un fatto di proposito il mio, ma è perché è un sentimento che sento. Andiamo oltre. L'azienda RA è un'azienda che quest'anno compie 30 anni, è una cosa che tengo e mi sembra dovuto. Perché RA? Perché sono i nomi dei miei figli, Roberto e Annalisa. Io e mia moglie, quando siamo partiti 30 anni fa, appunto avendo due figli, la prima cosa che abbiamo pensato: come chiamiamo la nostra azienda? E abbiamo appunto deciso appunto di impegnare, e oggi la famiglia RA è impegnata in azienda attivamente a lavorare insieme a noi. Altro aspetto importante è quello dei progetti che andremo a condividere col Presidente nel territorio, per quello che riguarda la nostra presenza in progetti di merchandising, in progetti di servire le società del territorio, perché è secondo noi un altro aspetto importante, quello di far conoscere i nostri prodotti. Quando parliamo di prodotti, parliamo di un prodotto realizzato da un'azienda italiana. Noi siamo l'unica azienda in Europa che produce, non importiamo nulla dal mondo asiatico, e siamo l'unica azienda certificata Oecotex. Cosa vuol dire? Che i nostri prodotti sono certificati perché utilizziamo coloranti dalla Bayer, dove non ci sono sostanze nocive. Ma per un aspetto molto importante, il nostro 60% del fatturato è rivolto al mondo dei bambini, e quindi è per noi un fiore all'occhiello, e ci teniamo spesso e volentieri a ribadirlo, che non siamo meglio delle altre aziende, siamo diversi. Grazie della vostra presenza, come vedete anch'io sono molto pragmatico, e quindi vi ringrazio e un augurio, un buon lavoro. Bene, ci spostiamo leggermente, così vediamo questo brevissimo video, 2 minuti di presentazione proprio della RA. Vediamo. Thank you.
siamo pronti, eccoci qua, ecco la prima maglia della trasferta. Allora, se magari vai un po' avanti così ti metti anche a favore, poi ti togli. Facciamo magari un giro su te stesso perché anche dietro abbiamo lo sponsor, giusto per... Floriano non è il giocatore, eh? Se non li conosco già. Grazie mille. Grazie, adesso la parola va a Matteo Tubertini in rappresentanza della famiglia Uribe. Grazie a tutti e grazie al presidente Floriano Notto che ci dà questa opportunità, perché dico sempre che è un'opportunità. Cosa dire? C'è un rapporto di stima e di amicizia che dura da anni, alla famiglia Notto, al gruppo Notto, e cosa abbiamo condiviso insieme? L'amore per questa squadra, per il colore giallorossi, per la squadra della nostra città, dove pensiamo che sia doveroso dare un contributo, perché è un qualcosa che ha un valore anche sociale. Io lo dico sempre perché dietro una squadra di calcio c'è il settore tecnico, giovanile, che è il futuro della squadra di calcio, ma non solo, perché toglie dalla strada dei ragazzi che hanno l'opportunità di giocare e di iniziare questa attività, quindi è un valore anche socialmente utile ed è molto rilevante, non solo la prima squadra ma tutto quello che sta facendo il presidente Notto, la famiglia, per questo Catanzaro Calcio, che speriamo diventi sempre più grande. Poi cosa dire, quest'anno l'ha vestita anche con un RA che è uno sponsor tecnico di livello da Champions, quindi siamo in ottime mani e bellissimo vedere Coppi, Guglielmo. Grazie ancora a Floriano. E in bocca al lupo. Adesso io do indicazioni per far entrare la terza maglia. Poi il Presidente ci spiegherà anche cosa ci si è ispirati, no? Per il ritorno a queste maglie, Presidente. Allora, se siamo pronti, eccola qua. Presidente, allora ne manca una, la facciamo entrare poi alla fine. Sì, hanno scoperto chi è il numero 10, insomma. Quest'anno mi tessero e mi iscrivo io e gioco io. Diciamo che avete già capito, diciamo, dalle due maglie anche il ritorno, e riprendiamoci la storia. Quest'anno ci siamo voluti, abbiamo abbandonato l'idea dell'innovazione con le maglie giallo-rosso a strisce orizzontali, siamo andati sul tradizionale, abbiamo voluto ripercorrere una delle maglie storiche della vecchia società Catanzaro Calcio, Unione Sportiva Catanzaro 1929, e in maniera particolare la classica maglia bianca con letta V giallo rosso, con le due striscioline giallo rosso sulle maniche, così come quella classica blu avion azzurro, è un colore molto molto particolare, che per farlo gli abbiamo dato proprio il campione originale dell'epoca, con i numeri gialli. Se si gira la ragazza vedete, abbiamo messo anche dei numeri ben visibili perché avevamo avuto qualche critica l'anno scorso, quest'anno credo che il mio cognato che è oculista può fare questo perché si riesce a vedere molto molto bene, e quindi ci siamo rifatti un po' alla tradizione e alla nostra storia. E quindi ecco il filo conduttore che ci riporta allo slogan della campagna abbonamenti, riprendiamoci la storia. A questo punto può entrare la prima maglia che poi, come ben sapete, prima, seconda o terza non esiste, perché in base poi ai colori delle squadre ospiti si gioca. Eccola qua, la famosa maglia rossa con i bordini gialli, con letta V e numeri gialli. Quest'anno abbiamo anche la squadra femminile, per cui possiamo tesserare pure le tre ragazze, insomma, quest'anno per legge
abbiamo dovuto fare anche il tesseramento per le squadre femminili, quindi avranno le stesse maglie e tutto. Quello che è molto importante, abbiamo voluto dare anche, diciamo, un ruolo a tutto il settore giovanile, cioè tutto il settore giovanile vestirà RA e vestirà con le stesse identiche maglie della prima squadra. Contemporaneamente, diciamo, abbiamo voluto sempre col settore giovanile impostarlo, diciamo, con lo stesso modulo tattico del mister Auteri, cioè tutte le nostre squadre giocheranno nel settore giovanile con lo stesso modulo del mister Auteri, e tanto è vero che abbiamo previsto già un incontro a breve tra il mister Auteri e i tre mister delle squadre del settore giovanile, con un 3-4-3 che diventa un 4-2-3-1, insomma, in base alle situazioni. E il settore giovanile si continuerà con la stessa tradizione, proprio perché stiamo costruendo un progetto, diciamo, su Auteri di 2 anni più un terzo anno, per cui è giusto che puntiamo molto anche nei giovani e che siano pronti, qualche giovane rientri già nella mentalità di prima squadra. Di altro da aggiungere? Adesso passiamo la parola ai colleghi, che sicuramente qualche domanda la vorranno fare. Va bene, siamo qua per questo. Allora, chi comincia? Sulle maglie? Sulle maglie, sulle maglie. E forse pure su qualche altra cosa. Allora, collega Mario Mirabello. È bene così, Mario. Guarda, è una tradizione. Complimenti al presidente Comporti per i suoi 30 anni di attività. Mi porto bene 30 anni. Sì, abbastanza bene. È un connubio con il Catanzaro che calza proprio a pennello in un periodo in cui il Catanzaro certamente darà grosse soddisfazioni dopo il primo anno di apprendistato. Forse per questo il presidente Noto l'anno scorso non ha chiamato il Real, ma ha chiamato proprio quest'anno, perché le intenzioni sono quelle di vincere. Una società all'avanguardia, una società di calcio che spera, anzi ci auguriamo, che possa senz'altro abbandonare questa categoria che non è consona al blasone, alla città e all'immagine. Quindi più che una domanda, un augurio di questo matrimonio. 2 anni, però chissà, il matrimonio non si pone mai limite. Grazie. Grazie. Allora, Antonio Ciampi, collega. No, ti ho visto che ti alzavi, non so se... Allora, prima annotazione, belle le magliette, differentemente da quelle dell'anno scorso, belle le magliette. Belle anche le ragazze. Non c'era più. Vabbè, anche da parte mia complimenti sia a lei sia all'azienda, mi sembra insomma un salto di qualità notevole. La mia più che una domanda è anche perché insomma parliamo di magliette, non parliamo per adesso di calcio giocato, però voglio fare questa domanda. Sappiamo tutti ormai l'importanza enorme del marketing, del merchandising, no? Insomma, in un calcio moderno, anche se naturalmente rapportato a quello che è la Serie C è un po' meno importante, ma insomma comunque anche lì ci sono numeri da prendere in considerazione. Sappiamo tutti da quello che sta succedendo ad altissimi livelli con Ronaldo, ma ieri Ronaldo insomma sta spopolando, no? Naturalmente noi siamo a un livello molto molto diverso. Guardate, Floriano, Però mi piace lanciare questa provocazione, dato che sono abituato a farlo. Allora le chiedo a lei, Presidente, se ci dobbiamo aspettare anche noi un Ronaldo in modo tale da poter vendere qualche maglietta in più rispetto a quello che... Ve l'ho detto, guardate, cioè, abbiamo fatto già la sigla, FN10, FN10 va bene, no? È un po' lunga. Se no cambio numero, facciamo FN8, non lo so. No, sicuramente quest'anno, per entrare subito nel vivo, perché capisco un po' anche le vostre, diciamo, giuste, diciamo, osservazioni o quantomeno riflessioni, una comunicazione che voglio darvi e che è stata detta anche in altre occasioni. La nostra è una società, ci reputiamo una società seria. Cosa si intende per serietà? È quella che la comunicazione ufficiale di un acquisto, di una cessione,
Io ho sempre detto al nostro responsabile della comunicazione, Davide Lamanna, ho detto la comunicazione viene data nel momento, proprio per serietà, nel momento in cui c'è la firma di tutte e tre le componenti, cioè le due squadre e il calciatore. È chiaro che queste tempistiche molte volte avvengono per una serie di coincidenze, non avvengono cotto e mangiato, come si suol dire, no? Cioè, e si inseriscono delle, diciamo, delle voci, tra virgolette, molte volte il procuratore che già lancia la notizia prima ancora che venga fatto il comunicato ufficiale. Per cui delle volte noi ci siamo anche posti il problema di come affrontare questa cosa, però per serietà, io ho detto guarda Davide, io per serietà, pur avendo avuto la parola d'onore che passa a noi, non mi reputo di farla, perché fin quando non c'è nero su bianco non voglio farla. Oggi posso annunciare pubblicamente, perché è arrivata in questo momento la firma, voi lo sapevate, ecco perché mi riallaccio a quello che dicevo prima, era già aggregata al gruppo di Giannone, Luca Giannone, da questo momento, cioè ho firmato prima, è arrivata la firma del Pisa, è arrivata la firma del calciatore, è con noi, è un nostro tesserato. Luca Giannone, insomma, è un esterno d'attacco molto valido e sarà a disposizione di Auteri, anzi è arrivato ieri, quindi è già in ritiro. Quest'anno abbiamo già messo in cantiere dei colpi anche importanti, in un momento in cui, credetemi, il mercato è totalmente fermo. Tutti voi leggete tutto C, tutto mercato, quello che è, se voi ci fate caso di movimenti importanti, di giocatori importanti, ce ne sono stati pochissimi, se non nulla, di ragazzini a Iosa, ma i ragazzini credo che insomma noi li consideriamo, ma quest'anno vogliamo fare un campionato con un'esperienza diciamo un po' maggiore, no? L'anno scorso ci avete detto per fare un campionato vincente serve qualche anno in più, mi pare anche giusto, cioè i ragazzini arriveranno anche i ragazzi, domani forse arriva una bella notizia di un ragazzo, un giovane molto molto valido che stiamo vincendo la concorrenza anche di società di Serie B, un ragazzo del 98 molto molto bravo, che speriamo che non, insomma, domani vi posso dare questo annuncio ufficiale, però gli annunci importanti c'è pochissima mobilità, che non è neanche una questione di costo, cioè, è completamente bloccato. Ci sono altre squadre che puntano a salire, che hanno fatto degli acquisti, non li giudico tecnicamente, non sto a me giudicare, ci mancherebbe altro, non sto a dire quello è bravo o meno bravo, assolutamente me ne guarderei bene. Posso giudicare solo l'aspetto diciamo aziendale e societario, cioè un triennale diciamo a calciatori di 33-34 anni io personalmente non ne farò mai, cioè, per cui se mi arriva un calciatore di 33 anni e vuole fare il triennale dico vabbè grazie, arrivederci. Non considero quello un colpo di mercato, ecco, per essere molto chiari. Stiamo affrontando e abbiamo vinto, credetemi, con due calciatori importanti, mi riferisco a Murano e mi riferisco a Giannone, la concorrenza spietata, che possono poi dire nelle conferenze stampa, spietata, la corte spietata, fatta di alcune società, nostre competitor, ma anche non nostre competitor, che hanno fatto chiamare da mezza squadra il ragazzo, cioè in termini oltre alla dirigenza, oltre al procuratore, oltre ai compagni di squadra dicevano ma dai vieni giù, vieni da noi, vieni che qua facciamo la squadra, vinciamo, cioè, e abbiamo vinto queste, cioè per noi è motivo d'orgoglio questa cosa, cioè vuol dire che non abbiamo paura di nessuno, come abbiamo detto, sul tema però di un obiettivo che ci siamo dati, che non è un obiettivo economico, che uno dice vabbè uno non spende, non è quello, cioè l'obiettivo è far quadrare le esigenze anche del mister, perché io posso portare anche a Ronaldo, ma poi Ronaldo, il mister nel suo gioco non lo vede e cioè non abbiamo fatto nulla, cioè può anche arrivare Ronaldo, però poi magari lo tiene in panchina e non abbiamo fatto nulla. Stiamo lavorando molto colatamente, ripeto, abbiamo già preso dei nomi molto importanti, perché uno Statella che arriva dalla B, Murano ambito da società di Serie B, l'anno scorso ha fatto 13 gol Murano, giocando non tutte le partite, quindi l'anno precedente ne aveva fatto credo un 26-27, su cui si fa molto affidamento. Abbiamo Giannone, abbiamo preso anche dei giovani di grande importanza, c'è cioè lo stesso Posocco,
giovani pur del 97-96 che hanno già esperienza, che è molto importante, cioè l'anno scorso abbiamo avuto dei giovani che caratterialmente, pur avendo delle doti eccellenti, provenivano dalle primavere delle grandi squadre, che voi stessi in conferenza stampa più volte mi avete detto, ma una cosa è il campionato della primavera, una cosa è una Serie C. Quest'anno i giovani saranno tutti giovani che hanno già sulle spalle almeno dei campionati di C, cioè le nostre riserve, le seconde file, come si suol dire, sono tutti giovani che hanno già esperienza di Serie C, di 1/2 campionati, il che significa chiaramente qualche annetto in più, non è il 98-99. Tra questi però possiamo anche dire che abbiamo fatto dei sacrifici per investire su due giovani calabresi, Riggio e Nicoletti, che ce le siamo presi senza più andare, diciamo, a chiedere prestiti o valorizzazioni, perché su Nicoletti ci crediamo, su Riggio ci crediamo. Sono Riggio esce già, quest'anno sarà il terzo campionato di Serie C. Riggio ha segnato 2 o 3 gol l'anno scorso, non ricordo male se 2 o 3 gol ha segnato, ed è un ragazzo del 97 mi pare, non... quindi ha già 2 campionati alle spalle di Serie C. Con l'Agragas aveva fatto circa 30 presenze, con noi ne ha fatte pure parecchie. Quest'anno è al terzo anno, quindi un 97 che già al terzo anno, per essere una, tra virgolette, una seconda fila, insomma, è un lusso. Così come Nicoletti stesso, che è un 99, Nicoletti è un 99 mi pare, che già l'anno scorso ha fatto un campionato buono per noi, abbiamo rilevato proprio il cartellino, per cui il cartellino, abbiamo fatto il contratto direttamente col ragazzo ed è nostro. Quindi questo è il progetto della società. È chiaro che i nomi poi si inseriscono sulla scorta di un progetto tecnico che il mister insieme al direttore sportivo stanno facendo. Io alla fine devo solo staccare l'assegno, come si vuol dire, cioè, il messaggio che vi ho dato l'altra volta, state tranquilli, perché sento molte volte faremo la squadra, come non faremo la squadra, cioè un folle uno che non fa la squadra, cioè voglio dire, spende tanto per un mister, per un direttore sportivo e poi non fa la squadra, cioè non c'è nessuna, personalmente siamo tranquillissimi che si arriverà ad avere un ottimo team, insomma ben assortito fra adulti e giovani, under e over, quindi contiamo molto in un buon campionato, un campionato da vertice, più di questo non possiamo dire, insomma poi sarà il campo a dire la classifica, se arriveremo primi, secondi, terzi, quarti, insomma questo ce lo auguriamo che facciamo meglio possibile, insomma. Qualche altra domanda? Francesco, sì, una domanda a questo punto che va servita proprio sul piatto d'argento, lei parlava di, si sa chiaramente, primo, secondo, terzo, comunque un campionato che si spera essere da vertice per il Catanzaro, ma eventualmente con tutti questi fallimenti ripescati, insomma è chiaro che anche quest'anno potrebbero esserci delle variazioni nei campionati, anche nel girone C si parla apertamente di un Catania che potrebbe essere ripescato in Serie B. Nel caso poi venisse un'ipotesi del genere, come cambierebbero, se cambierebbero, i cani del Catanzaro? Senza il Catania nel girone, obiettivamente avremmo gli occhi puntati addosso per la vittoria finale del campionato. Ma guarda, io vorrei partire veramente a fari spenti, cioè io credo che chi lavora sodo, cioè pensiamo a lavorare, pensiamo a fare bene, poi il campo dirà se abbiamo lavorato bene, se abbiamo fatto bene. Cioè partire a sprombattuto, siamo quelli da battere, io già, devo dire la verità, non ho accettato di buono, ma è un fatto personale, assolutamente, nulla verso il mister che anzi ci ha onorato di nominarci come competitor principale, però non è che mi sia piaciuto che il mister del Catania abbia detto, in una conferenza stampa, ha detto il nostro competitor principale è il Catanzaro, US Catanzaro. Che da una parte mi fa piacere, dall'altra parte crederei volare un pochettino tranquillo, farci il nostro campionato e vincere, insomma, cioè senza grandi, perché delle volte uno dice voglio vincere il campionato e poi non si raggiunge, insomma, è chiaro, l'ho detto pure l'altra volta, il nostro obiettivo è un obiettivo di campionato da vertice, il budget è un budget importante per il vertice. Molte cose si stanno incastrando in base, ripeto, alle esigenze tecniche, che trovare punte, trovare centrocampisti devono entrare in una logica di un modulo che chiede a Oteri, che credetemi non è un modulo
io ho capito, io non sono un uomo di sport, insomma, sono un imprenditore, ma non ho. Mi diceva l'altro giorno il direttore, è più difficile il 3-4-3 che fa il nostro mister, è quello più difficile in termini di soggetti che devono interpretare questo modulo rispetto a un 3-5-2, un 4-3-3, eccetera. Perché è difficile? Perché occorrono delle specie di cui i centrocampisti devono essere in un certo modo e non se ne trovano facilmente, è più ed è anche più dispersivo dal punto di vista economico. Mi facevo questo ragionamento, cioè, essendocene pochi che interpretano quel tipo di gioco, è chiaro che quei pochi sono un po', no? Più preziosi. Forse era più facile con un altro mister che mi faceva il 4-3-3 o il 3-5-2. Infatti molte società, mi diceva il direttore generale, dice vanno un po' su un mister che lavorano su un 3-5-2 perché economicamente è meno costoso, è un campionato meno costoso, cioè, perché gli interpreti sono, ce ne sono di più. È chiaro che Auteri, voi lo conoscete, è un mister vincente per certi aspetti, è un mister che richiede delle prestazioni al calciatore, per cui se non ci sono quelle prestazioni il mister, cioè, oggi si sta facendo in perfetta armonia, cioè ogni nome che lo giudice testa viene, sono lì, cioè lo giudice non è qui in questo momento, è partito il ritiro proprio per questo, per avere, stare a filo diretto col mister per dire c'è questa occasione o c'è questo giocatore o quest'altro, insomma. Non ci siano altre domande, quindi sì, Antonio, dove sei? L'accordo con la Moco, in che termini è? No, quest'anno abbiamo, ecco, mi sfuggiva una cosa molto importante quando parlavi di merchandising, no? Noi quest'anno abbiamo fatto, diciamo, un accordo anche con la Guglielmo Caffè, che ci vede co-sponsor fra Coppa e Guglielmo Caffè, lì in effetti per problemi di tempo non siamo riusciti a inserirlo, esatto, è stato siglato ieri mattina, quindi non avevamo, loro avevano già stampato le maglie, insomma, per dirla tutta, proprio per essere onesti, lì non è bianco, sarà giallo pure il coppo che vedete, non è bianco, ma per velocità di esecuzione, insomma, e lì sarà, come anche lì ci sarà Guglielmo, diciamo, per cui è stata fatta, Guglielmo è il nostro co-sponsor. Detto ciò, c'è anche un accordo commerciale, che è il caso che forse Matteo diciamo, l'accordo commerciale prevede che noi cediamo il marchio e il logo Catanzaro, US Unione Sportiva Catanzaro 1929 alla Guglielmo per un anno contemporaneamente, che la utilizzerà su alcune confezioni di caffè, diciamo, che poi troveremo nei vostri, che poi troverete un po' nei nostri supermercati, ma anche credo anche in altre, sì, parti, insomma, per cui tutto questo porterà un beneficio anche all'Unione Sportiva Catanzaro. Cioè il caffè Guglielmo, una quota parte di quella vendita verrà al Catanzaro Calcio e sarà una convenzione speciale che il loro marketing con i design loro stanno studiando, che è una lattina particolare dove sarà tutta brandizzata con Unione Sportiva Catanzaro. Questo l'abbiamo svelato. Sarà molto impattante. Sarà molto impattante e ci auguriamo che ci sia anche una risposta. Invece di prendere altri tipi di caffè o nell'ambito dello stesso caffè Guglielmo, prendiamo il caffè con il brand Catanzaro, così insomma fate anche una sinergia con le nostre casse, tra virgolette. Beh, allora se non ci sono altre domande io farei mettere le ragazze qua davanti per fare la fotografia. Grazie mille al presidente Gasdolfi, grazie a Matteo Pubertini, abbiamo già fatto l'intervista, quindi siamo. È stato un piacere. Presidente.